Sindaco Giacomo Pascale, ulteriori passi in avanti per la ricostruzione post-sisma, chiaramente per Casamicciola anche post-frana. Io partirei dalla nuova planimetria, ma anche dalla possibilità di recuperare edifici dismessi per una nuova ricostruzione a consumo suolo zero. Beh, la nuova planimetria innanzitutto va nella direzione tanto attesa da tanti cittadini che da anni hanno dovuto, diciamo, subire false informazioni, addirittura qualcuno che ha provato a speculare sulle singole pratiche di condono, con una informativa, con una comunicazione alle volte, diciamo, non confacente la realtà. E quindi questa planimetria va nella giusta direzione, come il commissario Legnini aveva anticipato qualche mese fa. C'è molta trasparenza, c'è molta pubblicità, gli immobili sono stati distinti in tre colori diversi a seconda del supporto scientifico e dei tecnici che hanno dato, in grado anche in relazione alla pericolosità dell'area in cui l'immobile è ubicato. Oggi finalmente si sa in modo pubblico, trasparente, quali sono gli immobili per i quali puoi progettare e quindi chiedere il condono e quindi chiedere anche il contributo per la ricostruzione, che sono pari ai 2/3 del totale, e quale invece il numero e il colore degli immobili, arancione se non vado errato, per quanto riguarda da quelli che possono chiedere il condono, ma devono attendere ancora un attimo per quanto riguarda la richiesta di contributo in relazione al piano di ricostruzione che sta redigendo la Regione. E poi ci sono gli immobili, diciamo, cosiddetti rossi, dove in questo momento conviene non progettare, ma attendere il piano di ricostruzione, anche se per alcuno di essi, di questi nello specifico, sarà pure possibile progettare in attesa del piano di ricostruzione. Quindi abbastanza chiaro, abbastanza semplice e soprattutto aperto al contributo di eventuali osservazioni o integrazione dei singoli cittadini che potrebbero, diciamo, individuando il proprio immobile, potrebbero anche osservare delle cose e quindi essere corretto e integrato. Per chi domani non potrà più ricostruire, la possibilità di delocalizzare, però ci si chiede sempre dove, e allora arriva l'opportunità, insomma, di cercare dei luoghi o comunque soprattutto degli edifici dismessi per valorizzarli e dare un alloggio a chi ne ha bisogno. La posizione del comune di Lacquameno è chiara, anche perché non è mai cambiato il sindaco, quindi sin dal giorno dopo il sisma, dal 2017, noi abbiamo proposto alle strutture commissariali che si sono succedute di valutare l'acquisizione del patrimonio edilizio dismesso. Questo consente di immaginare la ricostruzione con consumo di suolo zero, per come anche l'Europa detta linea in questa direzione, e nello stesso tempo eliminare certi scandali che ancora sull'isola ci sono. Io, francamente, per quanto riguarda l'Acquameno, sin dall'inizio avevo immaginato di poter prevedere il recupero, chiaramente d'intesa con i proprietari, dell'ex Hotel La Pace, che credo come volumi e superfici possa soddisfare il fabbisogno di immobili eventualmente per il terremoto di Lacquameno e anche parte di Casamicciola. Oggi apprendo con favore che il commissario Legnini va in questa direzione, perché l'avviso pubblico mira proprio a sollecitare gli enti pubblici e i privati, evidentemente, a ricercare, ad offrire immobili con vendite immobiliari finalizzate a tale scopo. In più aspettiamo la norma che abbiamo chiesto anche nell'ultimo DL per un piano di delocalizzazione che io immagino debba essere a valore di mercato, perché con le somme diciamo già previste in altre zone d'Italia non credo si riesce poi a colmare e a pagare il giusto prezzo a chi dovrà essere costretto a delocalizzare. Dopodiché va fatto il piano anche di quello che è la richiesta sulla scorta della richiesta di delocalizzazione volontaria e sulla scorta della delocalizzazione eventualmente obbligatoria per rischio sismico o rischio anche idrogeologico, ma immagino che questi siano pochi per la verità.